Allora ruoterò attorno al tema di oggi, ma dandogli la sua giusta importanza, che non è né poca né troppa. Allora io ho cominciato a parlare nei miei testi e nelle mie ricerche di moneta complementare nell'estate del 2005, quando stavo redigendo un libretto. Misteri dell'euro, misfatti della finanza, edito poi da Lubettino, nel quale fondamentalmente sostenevo quello che erano le mie idee, quello che era successo anche nei 25 anni precedenti, cioè dall'errore colossale e non ancora risolto del divorzio fra il Tesoro e la Banca d'Italia del gennaio del 1981 fino a quel momento, che comprendeva già l'ingresso nell'euro con tutte le conseguenze che sappiamo. Allora, perché cominciai a parlare di moneta complementare in quello ormai lontano 2005? Perché quando facevamo convegni, conferenze, riunioni con altre persone che più o meno si volevano occupare di problematiche monetarie e condividevano la mia ormai più che 25ennale critica alle scelte del sistema, venivano, quando andava bene, due o tre persone. Avevamo le sale non vuote, di più. E allora io cominciai a ragionare su qualcosa di molto concreto da affiancare al ragionamento di politica economica nazionale e internazionale, di politica monetaria nazionale e internazionale, che aveva caratterizzato le nostre critiche appunto nei decenni precedenti, che peraltro erano stati i decenni della mia carriera dentro e fuori la pubblica amministrazione. Come tutti sanno, io sono entrato nella pubblica amministrazione che ero piuttosto giovane per scelta, poi ne uscii a un certo punto perché avevo litigato e andai a fare tutt'altro, no, tutt'altro no, perché mi occupavo di industrie, insomma, facevo il dirigente industriale in società americane e italiane per qualche anno, poi mi hanno richiamato nella pubblica amministrazione perché qualcuno pensava che non avessi tutti i torti e quindi mi avevano fatto direttore generale, che ero abbastanza giovane, perché avevo nel 1990 37 anni. Altre battaglie, ogni volta questi politici si entusiasmavano di queste idee, eccetera, eccetera, ma poi non se ne faceva niente perché i poteri forti, i sottobanchi, i servizi, i cosi, gli interessi, le banche, le superbanche, c'era sempre più di qualcuno che chiaramente non approvava un eventuale inizio di cambiamento, perché alle volte in questi sistemi che si muovono lungo le linee di minor resistenza basta cambiare un pochino, cambiare qualcosa e dopo la grande, pensate a una grande, a un grande macigno che rotola verso la valle, no? Non lo possiamo fermare, però se riusciamo a modificare la direzione del suo rotolare, forse possiamo evitare che vada a distruggere un villaggio e magari vada da un'altra parte. E questo in fondo è il nostro compito. In questo senso noi crediamo di cambiare la storia. La storia fa il suo corso, ma noi possiamo mettere quel tassellino che fa deviare il corso un pochino, ma basta quel decimo di grado che poi porterà il proiettile, il pericolo lontano dalle nostre case, dalle nostre vite, dalle nostre famiglie, oppure dovremmo sopportare qualcosa di ancora più tragico e drammatico di quello che abbiamo vissuto in questi decenni. In effetti, fino al gennaio del 1981, la situazione italiana, con tutte le sue problematiche, con tutte le cose drammatiche che erano successe, l'omicidio di Mattei, l'omicidio di Moro, addirittura adesso si sta pensando che anche dietro la morte di Adriano Olivetti ci siano state delle trame, perché era un altro grande italiano che aveva inventato grandi cose e dava fastidio, perché
Non ci dimentichiamo che il primo personal computer fu un'invenzione della Olivetti a quei tempi. Poi misero da parte in qualche modo Olivetti, che era morto comunque misteriosamente. La cosa sospetta è che, adesso anch'io sto facendo le mie ricerche, che praticamente avevano, pur essendo strana la morte di questo uomo che aveva appena 60 anni al momento del decesso, praticamente sul treno, avevano fatto di tutto per evitare l'autopsia. Cosa strana, no? Evitare l'autopsia. Però avevano messo da parte lui e avevano detto: ma questa cosa che uno deve avere sul tavolo un computer è una stupidaggine, ma figuriamoci se una cosa del genere può avere successo. Sono fideuzze strane di questi italiani strani, anche che hanno queste idee strane. Lasciate perdere, lasciamo perdere, e poi la storia è andata in un altro modo, come sapete. Però dico, fino al gennaio del 1981 le cose comunque andavano anche macroeconomicamente in un certo modo. Io ricordo, fino all'81 il problema era: attenzione che quest'anno il PIL cresce più del 3,5%, dobbiamo contenere la crescita del PIL, perché se no succede un disastro, se va al 4% succedono dei disastri, e allora dobbiamo contenere la crescita del PIL. Queste amministrazioni, arrivavamo alla settimana fra Natale e Capodanno, stavamo tutti dentro i ministeri per non mandare i soldi in economia. C'erano risorse, bisognava completare investimenti, fare delle cose. Eravamo lì nei ministeri finanziari fra Natale e Capodanno perché questi soldi non venissero sperperati, persi, e quindi dovevano essere investiti, le risorse c'erano. E quel modello che stava funzionando, che ci aveva portato a essere la quinta potenza industriale del pianeta, la quarta potenza manifatturiera del pianeta, doveva essere smantellato. Non voglio ripetervi queste storie perché tanto ci sono i miei libri che le raccontano con dovizia di particolari. Ritorno sul discorso della moneta complementare. Il problema qual era? Era quello di attirare gente, visto che in 25 anni di critica serrata al sistema non avevamo convinto nessuno, che sembravamo un po' strani, che criticavamo il sistema eccetera, vediamo di mettere un qualcosa che possa interessare, che possa incuriosire, che possa servire innanzitutto, questa era la mia idea principale, a capire cos'è la moneta, come funziona la moneta, che è un simbolo, è un mezzo di scambio, non ha un valore intrinseco. Soprattutto dopo il 1971 si è sganciata completamente dall'oro, è un pezzo di carta. Certo, i governi dicono che c'è corso legale, le banche, pur non avendone teoricamente il potere, cioè di emetterne, di crearne della tipologia corso legale, lo fanno, nessuno dice niente, e poi noi corriamo dietro a questi pezzetti di carta come dei matti per procurarceli, perché se non li abbiamo ci staccano la luce, ci staccano il gas, non paghiamo la rata della macchina e quant'altro, ed è tutta una follia in realtà. E allora vediamo di fare una nostra moneta, la emettiamo noi, e quando ovviamente a fronte di questa creazione monetaria siamo in grado di produrre dei beni e dei servizi che in precedenza non si potevano produrre perché c'era la globalizzazione, c'era la disoccupazione, c'erano tutta una serie di problematiche, e noi adesso con il nostro circuito siamo in grado di ritornare ad antichi mestieri, antiche attività, antiche produzioni, cose che insomma funzionano abbastanza bene. E quindi ecco l'idea della moneta complementare. Nessuno di noi ha mai pensato che essa potesse, dovesse sostituire altre forme economiche, monetarie e finanziarie che sono essenziali per andare avanti. Nel frattempo, che cosa è successo appunto dopo il 2005? Perché io ho scritto tanti libri dopo il 2005 e ho sempre lasciato un angoletto per parlare più o meno della moneta complementare, perché la ritenevo e la ritengo
importante sia per capire che cos'è la moneta, sia per cominciare a fare qualcosa, darsi un'alternativa, darsi un progetto, anche se le cose non dovessero marciare nel migliore dei modi. Negli anni immediatamente successivi al 2005 mi ero reso conto di una cosa fondamentale, che la massa della liquidità che le banche ricevevano immessavi dalle famiglie, dalle imprese, dall'economia criminale, era diventata insufficiente a gestire le esigenze di queste stesse banche a proposito della grande creazione di titoli tossici e di derivati che era avvenuta dopo il 2001. Quindi nel 2007, in quel di Santa Marinella, una località balneare vicino a Roma, nel luglio mi chiusi a scrivere un testo che si chiamava Il grande mutuo, le ragioni profonde della prossima crisi finanziaria. Lì ebbi una fortuna che non ebbi nel 92, perché io nel 92 avevo previsto la crisi del sistema monetario europeo, ma la Isedi mi pubblicò il libro qualche settimana dopo che c'era stata la crisi del settembre 92, e quindi ero passato per un maramaldo che uccide un uomo morto. Invece nel 2007 gli editori riuniti avevano già all'inizio dell'autunno stampato questo testo che aveva circolato in certi ambienti creando curiosità per l'originalità del suo approccio. Mi aveva anche chiamato Mario Augias, non so perché sbaglio sempre. Mario Augias mi aveva chiamato una fortunata trasmissione televisiva tutta dedicata alla presentazione di questo testo, la quale trasmissione ancora si trova sul web e viene ripetuta continuamente, ma poi lui ebbe l'ordine di non farmi andare più lì da lui perché avevo toccato dei tasti molto pericolosi per il sistema bancario. Quindi nel 2008 comincia questa crisi finanziaria e dopo il fallimento della Lehman Brothers, la fine degli accordi fra le banche, la fine del tasso interbancario e tante altre cose, noi ci aspettavamo che il sistema sarebbe stato travolto, quel sistema finanziario che non aveva nemmeno come obiettivo la massimizzazione del titolo in borsa, ma aveva come obiettivo la massimizzazione nell'emissione dei titoli, cioè quello che io chiamo il capitalismo ultrafinanziario, che nel 2008 era andato, come sto dicendo, in crisi. Apro una parentesi perché sento di doverlo ricordare, anche se è una persona che sicuramente ha viaggiato su sintonie diverse dalle nostre, però va ricordato, ed è l'uomo che più ha interpretato la resistenza della finanza, quella legata con l'economia reale, ma che dà come obiettivo prioritario quello della massimizzazione del titolo in borsa. Sto parlando di Sergio Marchionne. Poiché gli vanno riconosciuti grandi meriti, io ho negli occhi e nelle orecchie le parole dei sindacati americani e degli operai della Chrysler, che gli sono assolutamente riconoscenti, un po' meno i nostri, perché chiaramente l'obiettivo di quel tipo di approccio all'economia è la massimizzazione del titolo in borsa. A questa possono essere sacrificati interessi reali, però è anche chiaro che quella è una finanza che ha un qualche legame con l'economia reale, mentre il capitalismo ultrafinanziario 2001-2008 e quello successivo dopo il 2008, il capitalismo ultrafinanziario, come vedremo, il legame con l'economia reale non ce l'ha, semplicemente la priva di liquidità, ma priva gli stessi operatori di liquidità, perché se i titoli tossici sono 54 volte il PIL mondiale,
anche per assicurare una remunerazione del 2, del 3, del 4% di 54 volte il PIL mondiale, cioè di 4 milioni di miliardi di dollari, è chiaro che io assorbirò tutta la liquidità che viene immessa nelle banche dalle imprese, ho già detto, dalle famiglie, dalla stessa economia criminale, e quindi avrò una esigenza di liquidità che non sarà più espressa da un'equazione lineare in cui più o meno dici tanto cresce l'economia, di tanto mi deve crescere la base monetaria. No, questa sarà una funzione logaritmica in cui la creazione di moneta non dipende dalla crescita dell'economia o dalle esigenze dell'economia, ma dipende dalle esigenze della finanza stessa che massimizza la crescita della moneta. Quindi noi oggi abbiamo, dopo il 2008, se no il sistema sarebbe saltato, le banche centrali che creano quantità illimitate di mezzi monetari, peraltro a corso legale, e tuttavia l'economia reale è priva di liquidità. Quindi dopo il 2008 siamo passati dal capitalismo ultrafinanziario al capitalismo ultrafinanziario collateralizzato, intendendo con collateralizzato che le banche o altri operatori anche specializzati portano i titoli in scadenza, che diventerebbero carta straccia perché già nascono come tossici, sì e no riescono ad assicurare ai possessori dei rendimenti, cioè le cedole, gli interessi, ma sicuramente non assicureranno mai il rimborso del capitale principale o la continuità di questi interessi. Allora questi titoli vengono portati dalle banche ordinarie, o meglio universali, alle banche centrali, ne vengono spesso allungati i termini di scadenza, e questo fa comodo anche ai debitori teorici, e poi le banche, in cambio di questi titoli tossici collateralizzati e con le maturazioni allungate, autorizzano, forniscono mezzi monetari illimitati, e come ho spiegato in tante altre occasioni, non arriva una goccia di questa acqua, di questa liquidità sul terreno arido dell'economia reale. Ecco perché le monete complementari hanno avuto, dopo il 2008, 2009, 2010, eccetera, nuova vita, perché qualcosa doveva nascere nella base produttiva, nelle imprese che non avevano più credito, non avevano più mezzi liquidi. E allora che cosa hanno fatto? Hanno fatto piattaforme finanziarie alternative, quindi hanno valorizzato magazzini, giacenze di prodotti, si sono fatte il credito fra di loro. Oggi la maggior parte delle piccole imprese non ha risposte dalle banche, e allora si fanno il credito fra di loro. E qui apro un'altra parentesi: le banche venete, cos'è successo? Hanno fatto una commissione parlamentare d'inchiesta. Io gli ho detto: guardate una cosa, soprattutto guardate quali sono i prestiti che hanno determinato la crisi di queste banche. Non sono i prestiti di 15, 20, 30 mila euro all'artigiano, alla piccola impresa, alla famiglia che ha preso quei soldi creati dalla banca e poi li ha restituiti, salvo pochissime eccezioni. Le sofferenze bancarie sono dovute a prestiti oltre 500 mila euro. A chi? A grandi gruppi, a grandi imprese, a grandi famiglie, che non dovevano investirli nell'economia reale, ma in quel mercato dei titoli tossici. Perché questa cosa non l'hanno voluta vedere, non l'hanno voluta sapere? Si girano dall'altra parte, mettono la testa dentro la sabbia come gli struzzi, come io dico, come gli stronzi, no?
perché i non performing loans, cioè le sofferenze bancarie, sono a loro volta nella nostra economia un grandissimo business. Perché se io ho preso un prestito di 1 milione di euro, al limite perché volevo comprarmi una casa e poi non avevo i soldi, eccetera, quella casa messa a garanzia valeva 1 milione di euro, poi è scesa per la crisi del mercato immobiliare, io non pago, il mio credito viene comprato da qualcuno al 10, al 20% del suo valore, cioè la banca ha creato 1 milione di euro che mi ha fatto il prestito a me che non c'erano e non ci sono, è tutto un gioco contabile, non ci sono quei soldi, soprattutto perché io non pago le rate del mutuo. Però che fa la banca? Lo vende a 200.000 euro, a 150.000 euro, quelli sono veri e se li prende, quindi senza fare nulla ha guadagnato 150.000 euro, 200.000 euro, veri. Dopodiché chi ha comprato questo credito di 1 milione di euro, che cosa fa? Va sul mercato, mette in vendita quella casa, la vende invece che a 1 milione di euro a 400.000 euro, a 300.000 euro, alla fine qualcuno se la compra una casa del valore di 1 milione, magari non è più 1 milione perché c'è la crisi del mercato immobiliare, sarà 800.000 euro, ma se la compra a 300.000 euro, totale. Io che ho fatto il mutuo ho perso la casa e vabbè. La banca ha guadagnato la vendita del credito, chi ha comprato il credito ha guadagnato la differenza fra il valore di vendita dell'immobile e il valore del credito residuo. Allora voi capite perché si stracciano le vesti, perché il debito pubblico di uno Stato supera di una volta il suo PIL, si stracciano le vesti perché ci sono i non performing loans, ma nessuno dice niente che la Deutsche Bank ha 70.000 miliardi di dollari di titoli tossici. Poi vanno a raccontare, sono diminuiti e le banche italiane stanno bene, perché, ma è vero, non hanno tante sofferenze le banche italiane, anche perché quando le hanno le vendono e guadagnano sulla vendita delle sofferenze. Ma qual è il problema? Ma anche la Deutsche Bank, il problema non è mica le sofferenze che ha, i non performing loans che ha la Deutsche Bank, il problema sono i titoli tossici, quella è la parte di sotto dell'iceberg, quella contro la quale va a sbattere il Titanic di questa economia. Però finché non ci va a sbattere, perché le banche centrali continuano a creare mezzi monetari illimitati e questo sistema continua, ma è anche vero dall'altra parte che non arriva niente all'economia reale, e allora l'economia reale deve fare due cose: la prima è reagire con sistemi alternativi, monete complementari, finanza fai da te, credito fai da te, eccetera eccetera, ma dall'altra parte non possiamo non interrogarci su quello che deve essere il cambiamento delle nostre società. Perché prendiamo per esempio il 2010-2011, che cosa è successo? Ah, i conti italiani non vanno tanto bene, ah, bisogna buttare giù Gheddafi, forse Berlusconi non è troppo d'accordo. Signor Berlusconi, guardi, dobbiamo buttare giù Gheddafi. No. Ah sì, una bella mattina di luglio Berlusconi si alza e vede che il titolo Mediaset è calato del 40%. Oddio, che è successo? Signor Berlusconi, buongiorno, ha visto che è calato il titolo del 40%, adesso si fa come diciamo noi, non come dice il governo italiano da lei presieduto. D'accordo? D'accordo. Lei si dimette? Mi dimetto. Chi mandiamo su? Ma andiamo a pescare qualcuno, uno a caso, Mario Monti. Mario Monti ci ha massacrato. Ma non è uscito soddisfatto. Primo perché è cominciata una reazione fortissima della base, della gente, i forconi, i 5 Stelle, le proteste. E noi per la prima volta, a partire dal 2010,
non avevamo più 4, 5, 10 persone, avevamo decine, centinaia, migliaia di persone che ci venivano ad ascoltare. Stava avvenendo il cambiamento, hanno dovuto prendere Monti e dargli un calcio, buttarlo via, perché non perché lui con l'austerity ci ha scassato la pubblica amministrazione, perché quello era un suo obiettivo, perché l'obiettivo dell'austerity, della spending review, non è di sanare i conti pubblici, ma di peggiorarli, perché più i conti vanno male, più i conti dello Stato vanno male, e più è facile aumentare la vorticosa vendita, trasformazione, eccetera, di titoli. Questo è il capitalismo ultrafinanziario. Nel capitalismo finanziario, nel capitalismo normale, il debitore deve stare bene, deve essere spolpato, deve pagare alle banche, deve pagare ai creditori, deve pagare. Anche gli stati sono stati ridotti dopo il 1981 in Italia al rango di qualunque disgraziato che ha bisogno di soldi e si va a indebitare per averli, col cappello in mano dalle banche. Però il problema è che in quel capitalismo, e tutto sommato, se il debitore sta bene, mi paga la cedola annuale, poi mi rimborserà il capitale e me lo tengo stretto. Nel capitalismo ultrafinanziario invece è il contrario. Il debitore deve stare male, deve essere inaffidabile, deve essere sull'orlo del default, deve soffrire, non deve essere messo in condizione di pagare, perché così il creditore venderà il titolo, magari lo svenderà e chi lo comprerà saprà che è un titolo che non vale niente, ma non si guadagna sul valore di questi titoli che è carta straccia, ma su ogni singolo movimento che avviene, non perché si fanno delle valutazioni economiche, di politica economica, si fanno perché ci sono degli algoritmi matematici affidati a informatici, eccetera, i quali determinano questa vorticosità degli scambi. E se si guadagna un centesimo, mezzo centesimo su questa operazione, moltiplicata per miliardi e miliardi di volte, il super manager alla fine si guadagna, oltre lo stipendio, quei 50-60 milioni di euro, di dollari, e se li va a godere nei paradisi fiscali, poveretto. Questa è la situazione della quale stiamo parlando. Allora, la delusione di Monti non è stata solamente, poverino, che l'hanno buttato fuori così, con la stessa logica e metodi che avevano buttato fuori quell'altro coso di Berlusconi, ma perché non aveva realizzato tutto il suo progetto, che si condensa in una frase: il successo dell'euro, la Grecia. Così disse Monti. Ma questa frase va capita. Più grande successo dell'euro, la Grecia. Certo, cioè, che vuol dire? Che tutti i paesi, almeno quelli latini, dovevano essere ridotti come la Grecia, a non avere le medicine, a chiudere le amministrazioni, a non avere più un soldo. Però anche in Grecia, prima degli errori del 2015, era stata emessa una moneta complementare piuttosto importante, il CIVIC, di cui parlo nei miei libri, cioè l'amministrazione, le pubbliche amministrazioni che non avevano più un euro emettono questi CIVIC. Un CIVIC valeva circa 50 euro e si dava al disoccupato, che così non era più disoccupato, e sistemava la strada. Poi si apriva un asilo nido supplementare, che non c'era prima, un nuovo asilo nido, e si diceva ai genitori: pagate solo 100 euro al mese di retta, però la metà me li dovete pagare in CIVIC. E che sono sti CIVIC? Vanno a comprare al disoccupato. Allora il genitore che doveva pagare 100 euro l'asilo a prezzo politico, 50 ci comprava il CIVIC dal disoccupato e dava al comune 50 euro e un CIVIC. Totale. Disoccupati avevano gli euro, non erano più disoccupati, il comune senza sborsare un euro aveva sistemato le strade e dato un reddito a disoccupati, si era aperto l'asilo nido supplementare e il comune senza
tirare fuori mezzo euro perché non ce l'aveva, era riuscita a fare tutte queste cose: dare lavoro e reddito ai disoccupati, sistemare le strade e aprire l'asilo nido. Quando è andato su Varoufakis, che si diceva la Grecia esce dall'euro, lui è andato a sfidare la Merkel e c'aveva la tesserina elettronica, dicendo abbiamo la nuova valuta greca. Però che cosa è successo? Che quando i greci, dopo che la Merkel ha raccolto la sfida e gli ha detto vediamo come uscite dall'euro, andavano ai bancomat e non usciva niente, perché Draghi aveva chiuso i rubinetti contravvenendo al suo dovere nei confronti delle banche, che doveva rifornire illimitatamente di liquidità, come abbiamo visto, anche se erano greche, anche se non obbedivano agli ordini della Troica in quel momento, le doveva continuare a rifornire, era il suo dovere, non l'ha svolto questo dovere, ha chiuso i rubinetti, i greci sono andati al bancomat a prendere gli euro e non usciva niente. Grecia in ginocchio, perdono, vogliamo la Troica, ridateci gli euro. Ma se da quel bancomat fossero uscite le nuove dracme, adesso la Grecia si era salvata. Cazzo! Ovviamente noi non siamo la Grecia, ovviamente noi non esportiamo solo yogurt e olive, con tutto rispetto, non diamo solo servizi turistici. La Grecia con una moneta svalutata avrebbe fatto la sua fortuna, perché negli anni 70, quando c'era la dracma, andavamo tutti in vacanza in Grecia, perché con l'equivalente di un quarto di quello che ci costava una vacanza in Italia andavamo in Grecia e stavamo una settimana, 15 giorni con i bambini, il mare, eccetera. Certo, non è l'Italia la Grecia, però insomma i greci guadagnavano. Io mi ricordo questi agricoltori che avevano adibito una stanza, due stanze, tipo a bed and breakfast, insomma, no? Anzi, bed senza breakfast. Mi ricordo, il letto si rompeva a continuazione e saliva su sta signora e pensava che fossero le mie imprese con la mia moglie di allora e batteva le mani, eccetera. Dico, vabbè. Però era divertente, c'era l'asinello lì, poi prendevi una macchinetta, in 5 minuti arrivavi in un mare bellissimo, se da quella parte c'era il vento andavi dall'altra parte, alla fine della vacanza gli lasciavi 150-200 mila lire e questi prendevano sti soldi, quasi ti baciavano le mani, perché per loro 200 mila lire era una somma enorme, capisci? Questo è il discorso della valuta. Per la Grecia sarebbe stata una mano santa uscire dall'euro e avere le nuove dracme, ma invece non è andata così, sappiamo com'è andata. Poi venne il governo Letta, che doveva migliorare un po' le cose. In effetti Letta rallentò la velocità di raggiungimento del baratro per l'Italia rispetto alla deriva che aveva dato Monti, però i movimenti di protesta, i 5 Stelle, eccetera, eccetera, continuavano la loro crescita. E allora che si tira fuori dal cappello? Matteo Renzi. Perché Matteo Renzi dice, fermi tutti, io vi do gli 80 euro, vi farò un reddito di dignità, cambieremo il sistema, faremo ragionare le banche, faremo ragionare l'Europa, cambieremo qualche cosa. E quindi il fronte, diciamo, della protesta perde di abbrivio. Poi fa un grande errore, in cui dimostra di non essere uno statista. Va avanti sul referendum costituzionale. Non ha capito Renzi che la gente non la pensava come lui. Ha creduto che l'avrebbero seguito ciecamente, perché gli avevano dato il 40% dei voti alle europee e che quindi avrebbe avuto sufficiente appoggio per vincere il referendum costituzionale. Tutto sbagliato, quella è stata una grande vittoria del popolo italiano,
Però nessuna forza politica degna di questo nome, anche vicina a noi in qualche modo, ha saputo valorizzare quella vittoria, perché i sovranisti hanno continuato a coltivare il loro campicello, 5 Stelle sono andati per la loro strada, e quindi è stata quasi una vittoria, no, sicuramente no, non si può dire storicamente inutile, però diciamo non ha dato quei frutti politici che avrebbe potuto dare se ci fosse stata una capacità di visione complessiva, di leadership, di programmazione economica adeguata. Quindi viene sostituito dal suo omologo Gentiloni, che qualcuna dice anche giusta, ma ormai la situazione è deteriorata. Adesso vi dico una cosa che in tanti comizi, conferenze, lezioni, incontri e riunioni da queste parti non avevo mai detto. Io ho visto la sofferenza e gli sforzi delle imprese del Veneto e del Nord-Est, che per certi versi non si sa come facciano ad andare avanti, perché come abbiamo visto le banche non gli fanno credito, la pubblica amministrazione gli va contro, le infrastrutture sono insufficienti, però sono riuscite in qualche modo a organizzarsi, esportano e abbiamo sostituito importazioni. In questo momento io sono reduce da giri nel Mezzogiorno, ecco il punto, veramente io non ho mai visto la situazione del Mezzogiorno d'Italia così deteriorata come adesso. Sicuramente c'è anche una responsabilità, perché quando la classe politica è troppo deficitaria, è troppo insufficiente, è troppo connivente con i mali del passato, e il pensiero mi va anche a Roma, dopo poi non ci si può lamentare che c'è la terra dei fuochi, che non c'è il lavoro, che non ci sono i servizi pubblici funzionanti, eccetera eccetera, perché fino a un po' di tempo fa nel Mezzogiorno il fatto che in una famiglia ci fossero 2 pensioni, una del ferroviere, l'altra di invalidità, l'ordicello, il campicello, l'attività in nero magari nel periodo turistico, e questi non stavano male, giravano soldi, adesso non girano più. È vero che fin dai tempi della lira mi ero accorto che le banconote del sud erano molto più consumate di quelle del centro-nord, cioè circolavano di più, ma circolavano. Adesso non ci sono più, non c'hanno più soldi, non c'hanno più niente. Se non riescono ad esprimere un qualche cosa, il nostro Mezzogiorno affonda, è un grandissimo problema, e il successo del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni è stato dovuto a questa miseria, alla speranza che un reddito di dignità, che un reddito di cittadinanza, che un qualche cosa del genere potesse risolvere il problema. Allora noi dobbiamo arrivare al punto. Questo sistema non funziona più. Io ho avuto molte più opportunità dei miei genitori, i miei genitori molte più opportunità dei nonni, i nonni molte più opportunità dei bisnonni, i nostri figli no. I nostri figli e i nostri nipoti ne hanno molte di meno di noi, ne hanno avute e ne hanno di meno di noi. Questo vuol dire che il sistema non funziona più, perché ai tempi dei tempi, prendiamo ad esempio gli anni 70, noi che volevamo fare la rivoluzione, ci dicevano, vuoi fare la rivoluzione? Tanto questo sistema capitalistico, se vuoi andare a lavorare, te dà il lavoro, vai in fabbrica, vai di qua, vai di là, ti dà lo stipendio, bene o male con questo stipendio te ce paghi una casetta, questo e quell'altro, e cambi. Adesso questo non è più vero, non è più vero, perché con le mie 147.000 lire da precario del 1974 io mi pagavo una casetta piccolina, però ce l'avevo con l'albero di amarena, a motocicletta ci metteva la benzina fino all'ultima settimana del mese,
un gettone al giorno per chiamare la mia ragazza, cibo lo rimediavo, campavo, ero indipendente, ero felice, non dovevo chiedere i soldi a mio padre. Mia figlia, quando è andata via di casa, i 500 euro, che sarebbe stato un milione dei tempi, quindi uno stipendio favoloso, con 500 euro non ci si paga nemmeno una stanza in uso comune, bagno e cucina dentro, dentro un appartamento con altre persone a Roma, a Milano, a Napoli, a Torino. Quindi che vuol dire? Che se poi gli stipendi stanno andando verso i 500 euro, che sistema non è in grado di garantire la sopravvivenza? Ma c'è di più. Nei comparti ad alta redditività, come per esempio la manifattura e in parte l'energia, la domanda di lavoro è decrescente, cioè sempre meno persone produrranno tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi qui è ovvio, come dice il programma COE, che dobbiamo ridurre l'orario di lavoro a parità di stipendio. Ma la parte più grave del problema è che nei comparti dove invece l'occupazione potrebbe crescere enormemente, in Italia parliamo di 7-8 milioni di posizioni lavorative aggiuntive, e cioè i comparti di cura e manutenzione dell'ambiente, di cura delle persone, di cura, recupero e manutenzione del patrimonio esistente, il fatturato è di meno del costo, cioè il mercato garantisce servizi, per esempio di cura o, della, o dell'ambiente o delle persone o di manutenzione, solo per chi li può pagare a un certo livello, cioè il 20, il 30, il 35% della popolazione. Il 70% della popolazione, 65-70% della popolazione, non ha abbastanza soldi per pagare questi servizi, ovvero lo debbono fare i volontari, la protezione civile, le casalinghe, le cooperative a 500 euro a persona, eccetera, se basta, perché tante volte non basta. E quindi questo è il problema che dobbiamo risolvere. Quindi occorre un nuovo sistema economico che non è basato sul profitto, ma è basato sulla mutualità, è basato sulla progettualità, sul valore umano, sullo scambio e su quello che sono i grandi cambiamenti a livello monetario, che non è solo la moneta complementare, è anche la moneta complementare, ma è una profonda riforma del sistema bancario, per cui soprattutto le piccole banche, come fa la Germania, non ci stiamo inventando niente, possano e debbano esclusivamente fare credito sul territorio per le attività produttive. Questa è la prima cosa. E poi non ci dimentichiamo la moneta sovrana dello Stato, perché lo Stato ha, può avere la sua moneta, può esercitare in nome e per conto dei cittadini la sua sovranità, può emettere una moneta di cui non si parla nei trattati europei. Non vi parlo di banconote, non vi parlo di moneta a corso legale a livello di Eurolandia, vi parlo di stato note, ovvero di biglietti di Stato, di moneta statale metallica o elettronica, che ha valore legale e circolazione esclusivamente sul territorio e non è convertibile. Ma con questa moneta che avrà corso legale, lo Stato, anche emettendone in quantità ragionevoli, cioè intorno al 2% del PIL, 2,5, 1,5, sotto il 3% del PIL, può assumere per esempio 1 milione di giovani laureati per fare funzionare le scuole, gli ospedali, gli uffici giudiziari, i pronto soccorsi, le università. Perché se ne vanno i giovani laureati? Perché non trovano lavoro. Non è che ci vuole uno scienziato per scoprire una cosa del genere, ma è un fatto gravissimo che noi formiamo un giovane, gli diamo decenni di formazione qui da noi, che si sa che la scuola e l'università italiana, nonostante le difficoltà, è una delle migliori, sono fra le migliori del mondo, e poi vanno a dare valore aggiunto all'estero e poi magari torneranno qui da pensionati, forse.
magari poi non avranno neanche la pensione. Ma stiamo scherzando. Un paese, e parlo anche dei paesi africani, quando fa emigrare le risorse si impoverisce. Questi paesi che ci mandano i loro ragazzi, che magari hanno studiato, che sono giovani, che sono sani, che sono cresciuti e arrivano qua da noi, quel paese là si impoverisce con l'immigrazione, mentre noi ci impoveriamo mandando via i nostri giovani. Allora lo sapete, e concludo, quanto costa assumere a 1.500 euro al mese 1 milione di giovani laureati nella pubblica amministrazione attraverso corsi e concorsi? Costa 25 miliardi, ma 25 miliardi per un paese come l'Italia è una goccia di acqua nel mare per il nostro PIL, per la nostra spesa pubblica. E allora perché non si fa? Io mi auguro che questo governo, tra le prime cose che intraprenderà con l'autunno, sia quello di ritornare alla carica con la moneta sovrana, la moneta parallela come la chiamo io. Poi vogliamo fare i mini bot di Borg, poi vogliamo fare i certificati di credito fiscale, va bene, sono più arzigogolati, ma vanno bene pure loro, purché si facciano la riforma bancaria. E poi noi cominciamo già da adesso con moneta complementare, con credito fai da te, con la valorizzazione delle iniziative, di noi stessi, delle nostre capacità, della nostra intelligenza, della nostra inventiva, delle nostre risorse. Questo non possiamo neanche noi dire, non ci sono i soldi. I soldi li possiamo fare noi, poi vi faremo fronte con le opere del nostro lavoro, del nostro ingegno, con i nostri risultati. Dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo. Grazie.